Gesù disse ai suoi discepoli: procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni. Odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato tra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sacerdote al termine ha detto, in silenzio, per evangelica ditta, deliantro nostra delitta. È il versetto che ogni sacerdote recita in privato subito dopo la lettura del Vangelo, cioè per la parola del Santo Vangelo vengano cancellati tutti i nostri peccati. Perché la parola di Dio, quando è accolta dentro di noi, cancella il peccato che è dentro di noi, perché la luce mette in fuga le tenebre, il bene mette in fuga il male. Ma dobbiamo accogliere la parola di Dio perché essa ci purifichi, perché essa ci illumini e ci dia la vita. Quante parole belle oggi, in questo sabato, lettera di Paolo, apostolo ai Romani, c'è la chiusura della lettera, e dalla chiusura della lettera si intravede il clima che esiste tra i cristiani. Sottomissione completa, perfetta a Dio, la ricerca della gloria di Dio. Dio domina, rifulge nella comunità dei cristiani, si vede soltanto Lui. Ma poi tra i cristiani c'è l'accoglienza, l'amore, il saluto vicendevole. Ecco il clima della comunità cristiana. Presiede Dio. Dio è tanto presente e rifulge tanto che tutti lo avvertono. L'attenzione è rivolta verso colui che è presente nella comunità dei credenti. Non sfugge. È come un grande sole in un ambiente, non può sfuggire, e tutti si sentono abbagliati, riscaldati da questo fuoco che brilla e che riscalda. Tutti gli occhi sono convergenti, rivolti verso di Lui. Egli domina la vita della comunità. Si vede soltanto Lui, e vedendo soltanto Lui tutti gli idoli cessano. L'idolo della superbia, l'idolo del denaro, l'idolo della gelosia, tutto cede perché resta soltanto Lui. Gli idoli cadono. Questa è la comunità cristiana, e regna l'amore, l'accoglienza, il bacio santo, la salute vicendevole che tutti si augurano. Ecco, alla fine della lettera Paolo scrive: salutatemi Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo. Essi mi hanno salvato la vita,
e hanno esposto la loro esistenza, la loro testa per salvarmi. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa, il cenacolo. Vedete quale sollecitudine ha Paolo per salutare Prisca ed Aquila, due coniugi, e tutta la comunità che si riunisce, il cenacolo, che si riunisce nella loro casa. E dai motivi di lode per ognuno, ossia il fratello, la sorella, viene riconosciuta nel dono del Signore, nella luce del Signore. Come siamo diversi noi quando ci ricordiamo degli altri, quello è così, quello è così, ossia i lati negativi, le opere del diavolo mettiamo così in alto, non l'opera di Dio. Vediamo il fratello e la sorella non nella luce del Signore, non del dono che il Signore ha fatto a questo fratello e questa sorella, ma in altra luce, in luce umana, in una luce cattiva, nella luce del maligno. Ecco, salutate il mio caro Epeneto, caro, primizie dell'Asia per Cristo. Salutatemi Maria, che ha faticato molto per voi, ecco i titoli di onore. Salutate Andronica e Giunia, compagni di prigionia, sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me, e con titolo di onore, erano già in Cristo prima che io mi convertissi. Salutate Ampliato, mio diretto nel Signore. Salutato Urbano, collaboratore in Cristo. E salutate il mio caro Stachi. E alla fine salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Qui tutte le chiese, tutte le comunità vi salutano in Cristo. E poi c'è l'amanuense, colui che scrive, perché Paolo dettava, e c'è l'amanuense che scriveva, perché si scriveva con la penna d'oca, in inchiostro, e c'è i calligrafi. Vi saluto nel Signore anch'io, Terzo, che ho scritto la lettera, e aggiunge i saluti per Caio, che ospita questa comunità. Vi saluto Nerasto, tesoriere della città, un personaggio importante, e il fratello Quarto. Ecco, i saluti per tutti, e per ognuno c'è una lode, per ognuno c'è una lode. Noi non siamo abituati a dare la lode agli altri, la diamo a noi. Guai se uno si ardisce di farci un piccolo sgarbo oppure qualche disattenzione, quella persona è spacciata, non ha bruciato incenso al proprio idolo che sta dentro, a Moloch. Mentre il Signore vuole essere Lui solo nella comunità, non ci sono altri dei nella comunità, né dentro di noi né fuori di noi, c'è soltanto Lui. Difatti conclude: a colui che ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo, secondo la rivelazione del mistero nascosto nei secoli, eccetera, eccetera, a Dio che solo è sapiente per mezzo di Gesù Cristo, a colui che ci ha consolato mediante le scritture profetiche, a Lui solo la gloria nei secoli dei secoli. Ecco, per noi c'è il saluto, il bacio santo, ma la gloria è di uno solo, il trono è di uno solo, e davanti a questo trono tutti si debbono piegare. E il Vangelo cosa dice? Il Vangelo dice che nessuno può servire a due padroni. Non potete servire Dio e Mammona.
Mammone e il denaro. E in Mammona si radunano tutti gli altri dei. Mammona e il denaro, siccome dice la scrittura che nel mondo che è pieno di idoli, pieni di dei, tutto obbedisce a Mammona, è il capo della masnada degli dei che sono dentro di noi, degli idoli che sono dentro di noi. Il capo è Mammona, dice la scrittura in latino, omnia pecunia obedient, tutto obbedisce al Dio denaro. Ma parlando del Dio denaro, il Signore intende parlare di tutti gli altri dei che sono dentro di noi e che noi adoriamo, veneriamo. E guai chi non onora il proprio Dio che è dentro di noi. Il più grande Dio che è dentro di noi è la statua. Noi ci siamo fatti una statua bella, adornata, e noi ci compiacciamo di questa statua e vogliamo che gli altri adorino la nostra statua. Ma è una statua che è d'oro, d'argento, ma ha i piedi di argilla, e al minimo urto la statua crolla. Siamo adoratori, siamo idolatri, e che non lo vogliamo ammettere di essere idolatri, mentre uno solo è Dio. E il primo comandamento va osservato bene. Cosa dice il primo comandamento? Cosa dice il primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei fuori di me, e non ti fabbricare dei idoli. Noi contravveniamo al primo comandamento, perché ognuno di noi ha i propri dei dentro di sé e si è fabbricato un idolo dentro di sé a cui presta onore, a cui dà gloria. E il guai è quando vogliamo che anche gli altri riconoscono il proprio idolo, la propria statua, e si venerano questa statua, offrono incenso a questa statua. Allora tutte quelle persone sono buone, quando adorano la statua che è dentro di noi. Ma se qualcuno come Mardocheo non si piega per adorare la statua, l'idolo che è dentro di te, allora è messo a morte, c'è la croce, perché non ha adorato la statua che è dentro di me. Fratelli e sorelle, fuori metafora, dobbiamo riconoscere che questa è la verità. Il grande nostro nemico è la superbia che è dentro di noi, la causa di tutti i mali, e l'inizio di ogni male è la superbia, l'orgoglio, in cielo e nel paradiso terrestre. E l'inizio di ogni bene è l'umiltà, l'umiliazione. Per questo il Figlio di Dio, volendo salvare il mondo ribelle, si è umiliato, si è fatto uomo, si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. E per questo Dio lo ha esaltato, perché dice qui la scrittura: ciò che è esaltato tra gli uomini è detestabile davanti a Dio, e ciò che gli uomini non curano è esaltato davanti a Dio. Perché il pensiero di Dio è diverso da quello nostro, il modo di vedere di Dio è diverso da quello nostro. Dobbiamo uscire, fratelli e sorelle, dalle tenebre e immergerci nella luce. Allora noi vedremo veramente chi è il Signore e chi siamo noi. Siamo povere creature che dobbiamo, se vogliamo salvarci, come unica strada per salvarci, essere uniti tra di noi, amarci tra di noi, accoglierci tra di noi, salutarci tra di noi,
e vedere la luce di Dio in ciascuno di noi. Questo è l'unico modo per poterci salvare davanti a Dio, altrimenti tutti periremo. Il nemico che sta alla porta approfitterà delle nostre debolezze, delle nostre piccole idolatrie, di tutti gli idoli che si nascondono dentro di noi, si aggancerà a questi idoli e farà man bassa, farà la distruzione. E allora ecco che il Signore ci chiama a serrare le file, a stare con gli occhi aperti e a proclamare che Lui solo è il Signore per poterci tutti salvare. L'unione fa la forza. Ecco, il Signore ci ha dato per questa settimana una parola. Ogni settimana il Signore ci dà una parola che vale per tutti, vale soprattutto per tutti i gruppi, perché il Signore mette l'accento su una situazione che si ritrova in tutti i gruppi della città. E allora che cosa ci dice per questa città il Signore in questa settimana? La parola che ci ha dato per questa settimana si trova in Naum, il profeta Naum. Contro di te avanza un distruttore. Due punti. Montare la guardia alla fortezza, sorvegliare le vie, cingerti i fianchi, raccogliere tutte le forze per la grande battaglia. Perciò la parola è questa. Naum 2, 3. Contro di te avanza il distruttore. E allora ecco gli ordini che vengono dall'alto. Montare la guardia alla fortezza, sorvegliare le vie, cingere i fianchi, raccogliere tutte le forze per il combattimento. Contro di noi avanza il distruttore, il quale sonda per vedere quali sono i dati deboli dell'accampamento nemico che siamo noi, per entrare, infiltrarsi e distruggere. E allora il Signore ci dice: state attenti, montare la guardia, sorvegliare tutte le vie di accesso alla città, cingere i fianchi, cioè la cintura dove sono appese le armi, quelle superiori e quelle inferiori, ed essere pronti per l'attacco, per intruzzare l'attacco del distruttore. Il Signore ci ha dato questa parola per metterci in guardia, non perché noi saremo distrutti, ma perché il nemico tenterà di distruggerci. E allora dobbiamo vigilare, stringerci tra di noi, affilare le armi. Quali sono le armi? La bontà, la mitezza, l'umiltà, le armi di Cristo, la fede, la carità, sono le armi spirituali. E con queste armi, che sono le armi di Cristo, che noi sgominiamo il nemico, che è superbo, arrogante, che ha tutte le virtù contrarie a quelle di Cristo. Domandiamo al Signore la grazia di poter resistere al distruttore e la grazia dell'amore fraterno, perché è nell'amore che noi ritroviamo la nostra forza e nell'amore che abita lo Spirito Santo in mezzo a noi, e domandiamo che la lode rifiorisca sulla nostra bocca. Amore nel cuore e lode sulla bocca, perché con la lode e con il canto noi sconfiggeremo tutti i nemici e metteremo in fuga il distruttore. O Signore Gesù,
Noi ti preghiamo questa mattina di aprire gli occhi e di aprire il cuore, gli occhi per vedere il nemico che avanza, e cingere i fianchi e montare la guardia, e il cuore perché si apra all'amore. Quando il nemico ci vede uniti, o Signore, non può infiltrarsi, ma quando c'è disunione si infiltra. Quando ci sono idoli, superbia, quando c'è mammona, iniquitatis, cioè la ricchezza, l'amore alla ricchezza, il sotterfugio, il profitto, allora il nemico si infiltra. Signore, fa che tutte le vie siano precluse al nemico e che noi facciamo unione, compattezza tra di noi, uniamo le forze perché il nemico ci trovi compatti, e quando siamo compatti nulla può contro di noi. È quello, Signore, che noi ti chiediamo, e ti chiediamo di buttare dalla finestra, dalle mura, tutti gli idoli falsi che sono in mezzo a noi, perché vogliamo adorare te, unico vero Dio. Fa che nessuno abbia delle statue, statuette dentro il proprio cuore, idoli doletti dentro il proprio cuore, ma butti tutto, si liberi di tutto, Signore, perché tu solo devi essere il nostro Dio, perché dentro il nostro cuore abitano solo lo Spirito Santo. Amen. Sono arrivate 4 indicazioni, Siracide 6, 5, l'amicizia, 1 Corinzi 10, 11, Gioele capitolo 4, versetto 9, 10, e secondo i Corinti 4, cioè 6, 4. Bene, sono delle utili indicazioni, i cui testi già conosciamo, che possono servirvi per la meditazione e per l'approfondimento di questa parola del Signore. Ripetiamo, 2 Corinti 6, 4, Siracide 6, 6, Gioele 4, 9, 10, 1 Corinzi 10, 11. Diamo luogo all'intercessione. Siamo molto tribolati. Quante tribolazioni. Che il nemico non approfitti di queste tribolazioni. Ma cerchiamo di venirci incontro gli uni gli altri, supplicando il buon Dio perché ci libera da tutte le tribolazioni, con la sua consolazione. Là dove abbondano le tribolazioni, ivi abbonda anche la consolazione, dice la Scrittura, secondo lettere Corinzi, primo capitolo. Chiediamo al Signore che ci venga a consolare Lui in tutte queste tribolazioni, dandoci i beni che noi aspettiamo dalla Sua infinita misericordia, portando la pace nelle nostre famiglie, portando la salute dentro le mura domestiche, sciogliendo tutti i problemi che ci assillano, dandoci un poco di pace e di serenità. Ecco, mettiamo tutte le altre persone qui davanti all'altare, quelle che hanno deposto le suppliche, sono tante, ne leggiamo qualcuna, ma vogliamo includere tutte. Signore, fammi passare la mia allergia. Sono una mamma di 3 figlie e mia madre di 83 anni da curire. Soffro da tempo di atroci mal di testa. Ti prego, Gesù, sono stanca di medici e medicina e tanti soldi sperperati. Ho tanta fede in te, oh Gesù mio. Aiutalo, Signore. Per mio papà Calogero, porse Gesù la tua mano sui suoi polmoni. Ecco, Giovanni. Unità, amore, pace per il gruppo di cui faccio parte. Signore, raduna questo gruppo e regna in mezzo a questo gruppo e metti tutti in ginocchio, perché se non ci mettiamo tutti in ginocchio e non stiamo
tutti ai tuoi piedi, non possiamo essere tuoi discepoli. Signore, dammi la grazia di essere il tuo birillo, oh, perché così è giusto che sia, abbandonata la tua santa volontà, e che tutti siamo dei birilli davanti al Signore, nelle mani di Dio. Cioè siamo, come diceva Santa Teresina, una pallina nelle mani del buon Dio. Non crediamoci persone importanti, persone di cui non si può fare a meno, persone che debbano essere così calcolate, riguardate. Tutto questo viene dal maligno. Siamo una pallina nelle mani del Signore, siamo gli uni per gli altri, fratelli e sorelle. Perdoniamoci a vicenda, amiamoci a vicenda, e in mezzo a noi regnerà, e soltanto allora regnerà il Cristo. Alleluia. Se qualcuno si sente guarito all'orecchio, per gli otite, o allo stomaco, o al colon, o di qualsiasi altro male, oppure se è stato colpito dalla parola del Signore, si è sentito illuminato, commosso, o sentito come una forza divina dentro, questo è il momento di dire grazie al Signore e di testimoniare che Cristo è venuto. Per cui il microfono è aperto, chi vuole rendere grazie dica grazie, altrimenti diremo che questo è un popolo muto. Intanto annunziamo questa parola del Signore. Ecco, io mando un mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di una che grida nel deserto, preparata la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. È un invito ad ascoltare la voce del profeta e a raddrizzare i sentieri, perché il Signore viene.